quindi un ringraziamento da parte mia va al direttore della Società della Salute Simone Naldoni, all'assessore Pezzini, al presidente Gianni, che hanno messo a disposizione dei territori questo servizio che, come in precedenza ha sottolineato il direttore, in qualche modo prova a interrompere la catena di contagio. È ovvio che è un servizio ulteriore che noi mettiamo a disposizione dei cittadini, dopo quello che abbiamo messo per i tamponi antigenici nelle scuole per tutti i ragazzi sintomatici e altre iniziative. Quindi bene, quindi ora però ecco, bisogna fare un ulteriore passo, c'è bisogno di uno slancio ulteriore perché questa pandemia riusciamo a intercettarla e riusciamo a debellarla solo con le vaccinazioni. Quindi chiediamo a tutti coloro, al governo, alle regioni, a tutti coloro che possono in qualche modo avere voce in capitolo, mandateci i vaccini perché dobbiamo vaccinare il più possibile le persone perché finalmente possiamo vedere in fondo al tunnel una luce che potrebbe essere sempre più vicina. Mandateci i vaccini, grazie. Tre giorni, il tentativo è quello di cercare di interrompere le catene di contagio nei comuni non a forte pressione. Perché proprio in questi comuni non a forte pressione, dove non c'è una diffusione del virus come in altri purtroppo comuni della Toscana, avere la possibilità di interrompere le catene di contagio scovando qualche asintomatico che inconsapevolmente, del tutto incolpevolmente è il diffusore del virus, ci permetterà di tenere sotto controllo anche la diffusione dell'epidemia. È un impegno molto importante, un impegno che vede le associazioni di volontariato, le amministrazioni comunali, questa di Rignano si è particolarmente distinta per impegno, l'azienda, ovviamente l'azienda sanitaria della regione, nel tentativo di contenere, di fare argine alla diffusione del virus, dove questo ancora non ha preso grande sopravvento, o perlomeno non ha ancora superato il livello dell'emergenza. È una strategia che si inserisce nel più complesso delle strategie regionali e locali di tentare di fermare la diffusione del virus, ovviamente l'impegno più grosso è quello dei vaccini, ma questa è un altro piccolo tassello nel tentativo di contenere e uscire al più presto possibile dall'emergenza.